Anche la corruzione tra i temi trattati alla festa della CISL, dopo le nuove norme che amplificano i poteri del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone e a pochi giorni dalle rivelazioni sui casi di malaffare nelle opere pubbliche. Abbiamo dato una grande occasione a chi vuole essere protagonista di opere pubbliche che si facciano senza inquinamento corruttivo. Noi abbiamo protetto l'Italia dalle infiltrazioni mafiose all'Expo, ora con queste norme siamo convinti che sarà vita difficile per i corruttori. Da parte della Regione Lombardia ci sarà la massima collaborazione sull'Expo, ha detto il presidente della Regione Roberto Maroni, per cui Cantone è l'uomo giusto. Sì, l'uomo giusto, i poteri che gli sono stati dati li abbiamo visti nel decreto e lui è soddisfatto, bene, massima collaborazione da parte nostra, Expo deve realizzarsi in piena trasparenza e nei tempi previsti, adesso le condizioni ci sono. Tra Maroni e il Presidente del Consiglio, dopo le frizioni dei giorni scorsi, proprio sull'Expo, sembra tornata la serenità, anche se il Presidente Lombardo ci tiene a sottolineare di tenere alta la guardia sui lavori per la fiera. Mancano ancora tante cose che il Governo deve fare, non è che è tutto a posto. Per quanto riguarda le infrastrutture, ho rinviato una lettera al Presidente Renzi dicendo le cose che servono per le opere connesse ad Expo. Però un passo alla volta, questo è stato fatto, adesso mi aspetto che il governo faccia tutte le altre cose che ha promesso di fare, però oggi è una buona notizia questa.